L'avvocato Ramona Bizzarri ha preparato uno studio sintetico ma molto interessante, storico e scientifico sui provvedimenti giudiziari emessi dalle nostre autorità qui nelle Marche. Allora, buonasera a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo evento, in particolare la dottoressa Pigiona per avermi accolta. Ora, durante il periodo di tirocinio, durante il periodo di tirocinio che porto presso il Tribunale di Pesaro, ho avuto modo di collaborare a una relazione sulla criminalità organizzata delle Marche. Lavoro che è stato svolto principalmente attraverso lo studio dei provvedimenti giudiziari più significativi nell'ultimo ventennio. Quindi il mio intervento appunto renderà principalmente sulla ricostruzione delle vicende che hanno in fondo visto protagoniste queste associazioni operanti nel nostro territorio a partire dalla metà degli anni 90. E, diciamo che in realtà appunto già dal 1980 abbiamo le prime esperienze di criminalità organizzata, fondamentale infatti l'esperienza del Clan Cataldi, che era appunto un'associazione delinquere che operava nell'ambito soprattutto delle estorsioni a danno di titolari di locali notturni e di punti clandestini. Questa associazione è di estremo rilievo perché nel 2009 giunge alla condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, condanna che è divenuta definitiva nel 2015 ed è appunto la prima condanna per il reato di cui l'articolo 416 bis si è avuta nelle Marche. Dopo il Clan Cataldi appunto vanno a costituirsi altre associazioni a delinquere, in particolare appunto l'esperienza del Clan Guida. In realtà la vita dell'associazione del Clan Guida è piuttosto breve, dura circa un biennio. Però ritengo che sia molto interessante appunto analizzarla in quanto essenzialmente il Clan Guida nasce da una sorta di matrimonio di interessi tra soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso tradizionale e soggetti invece che erano inseriti nel contesto imprenditoriale locale. Chi sono da vicino questi soggetti? Abbiamo innanzitutto Gaetano Guida, che appartiene all'omonimo clan camorrista facendo capo a suo fratello Guida Nunzio, che era un trafficante internazionale di stupefacenti operante soprattutto a Milano. Diciamo che Guida già dagli anni 80 comincia a collezionare una serie di arresti e procedimenti penali e prima di essere ammesso agli arresti domiciliari a Milano trascorre un periodo di detenzione presso la casa circondariale di Montacuto in Ancona e qui conoscerà Giriello Massimiliano, anche lui appunto in contatto con il clan Campani inseritissimo nel giro criminale marchigiano. Dall'altro lato appunto abbiamo invece soggetti che erano inseriti nel contesto imprenditoriale locale, Marino Luigi e il suo braccio destro di Natale Massimo. Marino Luigi era titolare dell'IVG, cioè dell'Istituto di Vendite Giudiziarie, quindi un'attività che si muoveva in ingenti quantitativi di capitale, soltanto che Marino Luigi, ben presto, diciamo, avendo un'attività, una gestione piuttosto spregiudicata, finisce in una situazione economica piuttosto difficile. Essenzialmente appunto Marino contatterà Ciriello perché necessita di un falsario che appongano appunto la firma fatta su un assegno. Ciriello organizza un incontro che si svolgerà a Milano tra questi quattro soggetti e in questo incontro verrà appunto assicurato questo matrimonio di interessi che garantiva diciamo vantaggi reciproci, perché in questo modo Guida poteva appunto puntare a riciclare il denaro di famiglia attraverso appunto l'IVG. Ciriello Massimiliano invece puntava, soprattutto attraverso le risorse umane di Guido Pitano, a controllare appunto i locali della zona. Dopo il Clan Cataldi essenzialmente si era creato un vuoto nel, diciamo, nel controllo, nelle estorsioni dei locali notturni ed era un'attività estremamente redditizia perché soltanto dal pizzo preteso dai titolari appunto dei locali notturni si garantivano entrate di 50-60 milioni di lire all'epoca. E dall'altro lato appunto Marino Luigi e Di Natale in questo modo tramite questo accordo potevano puntare sul denaro fresco proveniente soprattutto da Guida e sul supporto criminale che i vari associati fornivano per risolvere appunto alcune controversie che affliggevano l'IVG. Quindi diciamo che l'associazione costituita pone in essere svariati reati, alcuni appunto nell'interesse di Giriello, altri nell'interesse di Guida, altri ancora appunto nell'interesse di Marino. Parliamo comunque sempre di reati commessi con violenza, con condotte intimidatorie e appunto violente. E appunto l'associazione è una vita breve perché già nel novembre del 96 Guida Gaetano viene arrestato.
Qui l'aspetto appunto molto rilevante è vedere che diciamo, la procura aveva contestato il reato di associazione delinquere di stampo mafioso, però appunto il giudice di primo grado non ritiene sussistente il reato di quella dell'articolo 416 bis e riqualifica il fatto come associazione delinquere semplice. Essenzialmente appunto quello che secondo appunto il giudice di primo grado mancava all'associazione era proprio quella forza di intimidazione e quella appunto una forza di intimidazione capace di creare una condizione di assoggettamento e di onestà. Cioè il giudice di primo grado riconosce che appunto all'interno di questa associazione militavano soggetti afferenti a clan Campani, riconosce che essenzialmente i vari associati avevano posto in essere condotte violente e intimidatorie, però allo stesso tempo ritiene che comunque l'associazione non avesse ancora sviluppato quella capacità di intimidazione tale da creare un vero assoggettamento e sottomissione appunto nei confronti di coloro che entravano in contatto con l'associazione stessa. Un'ulteriore esperienza appunto fondamentale di criminalità organizzata nel nostro territorio è rappresentata dal clan Schiavi. Il clan Schiavi opera da partire dal 96 fino al primo decennio degli anni 2000. Non in modo continuativo, infatti possiamo distinguere un primo periodo in cui l'associazione è guidata da Gianfranco Schiavi, detto il Mastino, un secondo periodo in cui invece Gianfranco Schiavi si ritira e lascia subentrare il figlio Marco. Per quanto riguarda appunto il primo periodo, i principali personaggi coinvolti del clan Schiavi sono appunto il Mastino, i figli Marco e Massimiliano Schiavi, Giovinazzo Salvatore, calabrese inseritissimo nella famiglia Schiavi, e contributi fondamentali verranno portati anche dal maresciallo Monticone, come appunto poi spiegherò meglio. Anche qui le principali attività illecite compiute sono estorsioni e danni di locali e circoli notturni. Però i clan Schiavi sono riconducibili anche a più episodi sanguinosi, entrambi commessi in quanto appunto nell'ambito di legalità per il controllo dei locali. Abbiamo innanzitutto l'omicidio Cappetti, Cappetti è appunto una figura delinquenziale che opera nel nord Abruzzo nella medesima attività appunto di controllo dei locali notturni. Tra Schiavi e Cappetti appunto si apre questa rivalità per il controllo dei locali, rivalità che sfocia appunto nell'uccisione del Cappetti. Sicuramente comunque l'episodio sanguinoso più famoso e più ferato concluso dal clan è sicuramente la strage di San Bucheto, che avviene il 6 marzo del 96. Le vittime sono Cartucci Nazareno, maleritoso, inserito appunto nel giro criminale marchigiano, la moglie Ascione Giovanna e il padre di lei Ascione Giovanni, entrambi di estrazione camorrista. Le modalità di uccisione sono piuttosto crudeli, nel senso che le vittime vengono uccise con mitragliette, colpi singoli alla testa, inoltre per un ulteriore colpo singolo sparato volontariamente all'addome della donna Ascione Giovanna, che era incinta di 8 mesi. Il tutto per si svolge di fronte agli occhi della figlia Rosa Carducci, che viene risparmiata perché battezzata dallo Schiavi stesso. Il movente appunto è da ricercarsi nella lotta per il controllo del territorio dei locali notturni. Infatti Schiavi, il Mastino, ha consapevolezza che Carducci ha iniziato a percepire tangenti improprio e quindi teme che Carducci, anche grazie al supporto criminale che poteva fornire il suocero, quindi le conoscenze camorriste, possa salire di livello. Inoltre appunto Schiavi in questo modo fa anche un'azione altamente simbolica, è come se dicesse: ora nelle Marche ci sono soltanto io. Infatti appunto finito il clan Cataldi, arrestato Ciriello, Schiavi capisce di non avere più rivali nel settore appunto del controllo dei locali notturni ed ha bisogno anche appunto di un'azione altamente simbolica che dimostri di essere più forte e che appunto non possa avere rivali. Un aspetto molto rilevante di questo triplice omicidio è che le armi utilizzate vengono rinvenute presso la stazione dei carabinieri di Porto Recanati. Portarle lì è stato appunto il maresciallo Monticone, che è un soggetto che aveva fornito vari apporti all'associazione. Il progetto del maresciallo era quello di cedere le armi a una collaboratrice di giustizia afferente alla Banda della Magliana e di far poi fermare questa collaboratrice in viaggio con le armi in maniera tale appunto da incassare la Banda della Magliana per la strage stessa. Questo progetto però non ben porto, perché appunto il maresciallo viene arrestato e poi anche grazie alle informazioni che renderà sarà facile ricostruire appunto tutta la dinamica e Gianfranco Schiavi risulterà il mandante di questo tipo di omicidio, mentre gli esecutori materiali risulteranno il figlio Schiavi Marco e Giovinazzo Salvatore. A carico quindi appunto degli associati di questo clan si apre un procedimento penale, ovviamente oltre che per l'omicidio anche appunto per l'associazione delinquere. Anche qui abbiamo un'iniziale contestazione del reato di associazione delinquere di stampo mafioso, che però sin dal primo grado viene riqualificato come associazione a delinquere semplice.
Comunque i tempi del procedimento fanno sì che già nel 98 gli schiavi vengano scarcerati per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e riprendono subito l'attività illecita. Dal 2006 il bambino si ritira e lascia più ventrali in autonomia il figlio Marco, il quale ricrea estende l'associazione coinvolgendo altri soggetti criminali, tra cui tale Perricciolo Salvatore e Abaco. Questi soggetti nelle attività appunto illecite che venivano poste in essere erano soprattutto appunto estorsioni e danni di titolari di locali notturni e tutte quelle attività illecite poi che l'ambiente dei locali notturni favoriva, come il commercio di stupefacenti, l'usura. Un'ulteriore attività illecita era appunto il commercio di autovetture di provenienza illecita. Nel 2009 gli associati appunto afferenti al clan vengono catturati. Vengono catturati in un periodo di massima espansione, infatti basti considerare che in quel periodo, oltre a detenere armi comuni, detengono armi da guerra e 12 kg di esplosivo. Qui appunto è interessante invece notare come inizialmente il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare ha riqualificato le condotte contestate in associazione a delinquere semplice. Successivamente però il GUP, soprattutto appunto nell'ambito dell'abbreviato che è stato scelto da Schiavi Gianfranco, Schiavi Marco e Abaco Gaetano, riconosce invece sussistente l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Similmente appunto il dibattimento nei confronti degli altri imputati che non hanno appunto scelto l'abbreviato, avviato nel 2011, si è concluso con una sentenza del 23 gennaio 2018 e anche qui appunto abbiamo la condanna per associazione di delinquere di stampo mafioso, che quindi sarebbe la seconda condanna per il reato di cui è l'articolo 416 bis finora delle Marche. Un'ulteriore associazione appunto che merita un breve cenno è sicuramente un'esperienza appunto particolare, un'associazione che afferisce alla mafia russa e che diciamo opera nel nostro territorio negli anni del 97-98. Siamo in un periodo storico particolare, immediatamente appunto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, quando la Russia riapre appunto al libero mercato. Proprio in questo contesto di riapertura degli scambi commerciali si colloca l'insediamento di questi soggetti appunto nel territorio delle Marche e della Romagna. Diciamo che la base operativa principale era l'aeroporto di Rimini. L'obiettivo di questa associazione era essenzialmente ottenere il controllo totale, il monopolio, su quelle che erano le esportazioni dall'Italia verso la Russia di beni quali calze, scarpe e mobili. E per ottenere questo controllo essenzialmente hanno posto in essere varie condotte estorsive, violente, appunto minatorie, finalizzati a o appunto percepire delle percentuali, delle provvigioni sulle queste esportazioni, oppure a proprio gestire di prima persona tutte le esportazioni di questi beni. E appunto è acclarato che i soggetti che costituivano questa associazione afferissero alla Brigata del Sole, che nel 98 era l'organizzazione russa mafiosa più importante e più numerosa. E tra i personaggi coinvolti ricordiamo tale Roisis, detto Gregory, che dimorava a Fano e che aveva appunto ormai si era inserito così tanto nel giro criminale, tanto che in un'intercettazione direbbe proprio che la nostra città non si chiama più Fano ma Fanosca, alludendo proprio al potere che i suoi connazionali appunto avevano assunto nella città. Qui il Tribunale di Pesaro riconosce la sussistenza del reato di quell'articolo 416 bis. Essenzialmente l'elemento cruciale per il quale appunto viene riconosciuta l'associazione di stampo mafioso è che il giudice ritiene che si fossero create quelle condizioni di assoggettamento e di omertà denotate proprio dal fatto che nessuna delle vittime delle condotte estorsive, vittime che erano sia cittadini italiani sia cittadini russi, comunque nessuna delle vittime avesse mai preso l'iniziativa di denunciare appunto gli episodi di violenza di cui erano state appunto vittime. Però la Corte di Appello riqualificherà appunto invece il reato, quindi non riconoscerà in questo caso la sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e riqualificherà appunto in associazione a delinquere semplice. Concludo citando un recente provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Pesaro, con il quale appunto il Tribunale ha disposto una misura di prevenzione patrimoniale in capo a un soggetto coinvolto in affari dell'Andrangheta. Cioè, risulta che questo soggetto si è trasferito da un paesino in provincia di Reggio Calabria
nelle Marche e abbia qui creato, messo in piedi appunto un gruppo imprenditoriale piuttosto proficuo operante nel settore edile, soltanto che appunto risulterebbe che in realtà il finanziatore di questo gruppo, quindi una sorta di socio occulto di questa impresa, fosse un soggetto calabrese tale Oddino Michele, detto anche Zomitilino, che appunto risulta essere colui che ha finanziato in maniera appunto tale con soldi ovviamente provenienti da attività illecite, e quindi è stata disposta questa misura patrimoniale di prevenzione patrimoniale appunto in capo a questo soggetto. E quindi appunto da questa breve ricostruzione storica penso che sia emesso come il territorio marchigiano non sia appunto totalmente estraneo a fenomeni organizzata, appunto anche di tipo mafioso. Allo Stato sembrerebbero esserci soltanto state due condanne per associazione a delinquere, ex articolo 416. Abbiamo cercato di dare un'idea e delle informazioni quanto più ampie e precise possibili su quello che è il contrasto dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria, alle criminalità organizzate nelle Marche. Più volte nel corso di questa serata abbiamo sentito che il valore principale è quello della denuncia, il valore ancora più importante è quello della scelta. Prima di salutarci chiedo pertanto al Procuratore Generale Sergio Sottani in quale modo i cittadini possono continuare a esercitare la loro attività di vigilanza e a costituire quindi quell'antidoto al radicamento delle mafie di cui ripetutamente ci parla il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Pedro De Rao. Un primo momento sicuramente come stasera. C'era un proverbio cinese che diceva: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ecco, stasera siamo in tanti e credo che aver parlato di mafia, abbiamo parlato solo noi, per fortuna c'è stato un avvocato, abbiamo provato a mettere a disposizione quell'esperienza, abbiamo provato a dire che ci sono quelli che vengono definiti reati spia, che non sono reati mafiosi, ma sono quelli sintomatici di reati mafiosi, penso all'usura. L'usura non è necessariamente un reato mafioso, ma quante volte dietro l'usura c'è la necessità di vedere da dove vengono i capitali che vengono dati. Ci sono necessità di controlli regolari per le imprese che lavorano, negli appalti c'è la necessità di vedere che le imprese lavorino con il DURC, il documento unitario di regolarità contributiva, ma c'è la necessità di andare a vedere chi sta sul posto. Abbiamo detto che la mafia è mimetica e quindi non abbiamo una stigmate, non abbiamo un dialetto, non abbiamo una morfologia, non abbiamo un antropoformismo della mafia. La mafia sta nella ricerca spasmodica del capitale. Finisco perché veramente siete stati anche troppo disponibili ad ascoltarci fino a quest'ora. Le Marche sono adesso il più grande cantiere d'Europa, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, e quindi arriveranno tanti soldi, stanno già arrivando. Questa è un'opportunità se tutti noi riusciamo, non per primi esponenti delle istituzioni, a fare il nostro lavoro. È una grande opportunità e richiamandomi a quello, citando, era stato detto una nuova frontiera delle Marche. Questa è una regione sana, e proprio perché è sana c'è il rischio, perché essendo sana non hai anticorpi e soprattutto non è tradizionalmente abituata a capire dove è il fenomeno mafioso, solo perché pensa come qualcosa di strano, come qualcosa di estraneo. No, la mafia è pericolosa quando sta dentro di noi. Parlarne, discuterne, anche in questi momenti, credo, per me è stato utilissimo, non solo sentire i colleghi, ma la forza che dà vedere persone come voi che stanno 3 ore la sera ad ascoltare questi argomenti che spero non sia stato noiosi. Ecco, questi momenti civici in cui non stiamo, io ci sto spesso di fronte al computer, a internet, a Twitter, ecco, però se non stiamo davanti alla televisione, non stiamo a Twitter, anche questo è un piccolo segnale di quello che secondo me deve essere sempre comunque un rinsaldare, una coesione, che noi siamo qui diversi, sicuramente abbiamo opinioni diverse, ma questi momenti di coesione sono la maggiore forza per rispondere alla mafia che invece vuol disgregare e vuol creare una società tra ricchi e poveri.
tra sfruttatori e sfruttati. Dato che noi crediamo nella Costituzione che afferma il principio dell'uguaglianza, siamo qui a affermare che siamo tutti uguali, diversi, ma soprattutto vogliamo vivere nella legalità. Grazie.